Ciao a tutti cari amici di Light Channel. La meditazione di oggi ha come testo introduttivo Geremia capitolo 31, i versetti 16 e 17. Ma per avere un quadro completo, generale del contesto, andremo a leggere dal versetto 15. Quindi andiamo a leggere Geremia capitolo 31, versetti da 15 a 17. La parola ci dice: Così parla il Signore. Si è udita una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli, lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più. Così parla il Signore. Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Sapete, cari amici di Light Channel, a volte ci vengono messe davanti delle prove e veniamo messi in circostanze che possono risultare estremamente dure, faticose, strazianti e dolorose, che pensiamo di non poter mai superare. E la reazione che ci viene spontanea è quella di abbatterci, di demoralizzarci e piangere, proprio come fece questa donna che ha perso i figli. Che dolore deve essere per i genitori perdere il proprio figlio? Che dolore deve essere stato per Dio veder morire il proprio figlio, l'unigenito figlio di Dio, Gesù Cristo, sulla croce? E che dolore continua a provare per ogni suo figlio umano, uomo, che decide di perire per l'eternità non ascoltando la sua parola. Cari amici e fratelli, quando ci troviamo disperati e non sappiamo più cosa fare, rivolgiamoci al nostro Salvatore Gesù, uomo come noi, che ha affrontato ogni difficoltà così come l'affrontiamo noi. Ha vissuto una vita di povertà, di umiliazione. È stato insultato, picchiato e crocifisso. Ha portato tutto il peso di questa vita sulle sue spalle ed è morto liberandoci da tutte queste afflizioni. Geremia capitolo 31, i versetti 16 e 17 ci dicono ancora una volta e ci rassicurano: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore. C'è speranza per il tuo avvenire. Guarda l'esempio di Cristo, guarda da dov'è passato e guarda cosa ha sofferto per me e per te, per liberarci, per sollevarci e per consolarci. Vorrei che andassimo a leggere insieme un versetto che a me personalmente dà molta speranza, dà molta forza nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui mi trovo davanti a delle prove e penso che non posso farcela. Il versetto si trova in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 13, e vorrei che lo appuntassimo, ce lo segnassimo, affinché nei momenti di tristezza e di scoraggiamento possiamo ricevere una vera consolazione. La parola si dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. E al posto di tentazione potremmo anche mettere prova, circostanza. Nessuna prova, circostanza o tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oppure provati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione, con la prova, vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. E noi sappiamo bene che questa via è Cristo Gesù.
Io sono la via, la verità e la vita. Che il Signore, amici miei, ci aiuti nei momenti di difficoltà, di tristezza, di delusione, a guardare a quello che è il nostro Salvatore, Cristo Gesù.